Benvenuti nella seconda puntata del nostro speciale sulla Minardi. Se vi siete persi la prima, correte a recuperarvela. Siamo arrivati alla stagione 1986. Prima di cominciare, come al solito, poche raccomandazioni: iscrivetevi al canale, mettete un mi piace per supportare questa speciale serie e continuate a seguirci su tutti i nostri social, dove presto arriveranno novità anche riguardo ai video che verranno dopo queste quattro puntate. Ma adesso bando alle ciance e cominciamo. Dopo un primo anno avaro di soddisfazioni, nella stagione 86 la Minardi decide di correre con due monoposto. A Pierluigi Martini non venne rinnovato il contratto e, non trovando altri posti in Formula 1, decise di andare a correre in F3000. Al suo posto arriva Alessandro Nannini, che aveva finalmente raggiunto i punti necessari per ottenere la superlicenza. Al suo fianco ci sarà un pilota veloce ed esperto, ovvero Andrea De Cesaris, che aveva terminato in maniera burrascosa il suo rapporto con l'IGE per via delle troppe macchine distrutte. Venne inoltre proseguito il lavoro di aggiornamento del motore, portando la potenza a 830 cavalli e con un'iniezione elettronica più efficiente. L'eccessivo consumo però rimaneva il principale problema del propulsore, e questo fu il motivo per cui non si trovarono altri team a cui fare da fornitore. Ci furono delle trattative per esempio con Osella e con AGS che non andarono in porto, lasciando tutto lo sviluppo sulle spalle del team Faentino. La vettura con cui si inizierà la stagione è la M185B, esteticamente molto bella ed evoluzione di quella precedente, con un nuovo cambio in leghe speciali più leggero e una distribuzione dei pesi rivista. Aveva però un leggero, anzi un pesante problema: era infatti 45 kg oltre il peso minimo previsto dal regolamento, un handicap difficile da compensare in altri settori della vettura. Si giunge così al Gran Premio del Brasile, la gara inaugurale della stagione, a cui la Minardi per la verità arriva con poche speranze. Si qualifica al 22esimo posto con De Cesaris e al 25esimo e ultimo con Nannini, ma sanno bene che il peso eccessivo non consentirà grandi prestazioni e che inoltre il sole, il caldo e l'afa di Rio de Janeiro probabilmente faranno cedere il propulsore prima dell'arrivo. È a questo punto che Giancarlo prende una decisione drastica. All'insaputa infatti di Carlo Chiti, decide di far partire De Cesaris con 40 kg in meno di benzina. Ciò ovviamente non gli consentirà di terminare la gara, ma pareggia il peso con le altre monoposto, facendo vedere il reale potenziale della vettura. Quando parte la gara, De Cesaris è una furia. In pochi giri si fa beffe degli avversari, superandoli uno dopo l'altro. La sua Minardi stava letteralmente volando. Al decimo giro è nella top 10, mentre al giro 16 supera la Ligier di Lafitte, mentre la Ferrari di Johansson si deve ritirare. La Minardi è in sesta posizione, in piena zona punti. Il sogno però dura poco, perché il cambio della Minardi cede appena un giro dopo, non facendo neanche arrivare il pilota romano ai giri che avrebbe dovuto fare col suo carico di benzina. Avevamo dei problemi di turbine e allora partivamo a tre quarti dello schieramento, senza di niente dei gigerchiti, facciamo partire De Cesaris con meno della metà del serbatoio di benzina, e De Cesaris fece una rimonta dal 15º-16º posto fino al 5º-6º posto. Immaginate voi gli ingegnerchiti, i salti che faceva sul muletto dei box, tutti, salvo che del fatto della benzina lo sapevamo solo l'ingegner Cariri, che era il progettista e il mio socio del team e sottoscritto. E quando la macchina si fermò, per fortuna nostra, si fermò perché per fortuna e sfortuna, nel senso che si fermò perché si era rotta la turbina prima di aver finito la benzina. Solo che quando lo raccontammo all'ingegner Chiti, che si stava esaltando per la prestazione della macchina, ormai finivamo a botte perché l'ingegner Chiti si incazzava veramente.
La stagione prosegue, sì, ma con tanti problemi. Sempre nelle ultime posizioni e in gara non si riesce mai a vedere la bandiera a scacchi tra incidenti e problemi di affidabilità. Alcuni sponsor si erano ritirati e questo aveva portato a una riduzione del già magro budget a disposizione, mettendo un grosso freno allo sviluppo della vettura. Al Gran Premio di Gran Bretagna poi Nannini rimase coinvolto in un grosso incidente al via che coinvolse diverse vetture. I meccanici della Minardi riuscirono a rimettere in sesto la vettura distrutta del pilota toscano in soli 20 minuti, consentendogli così di prendere parte alla seconda partenza. Dopo una ventina di giri, tuttavia, Nannini si ritira comunque a causa della rottura del motore, ma questo piccolo successo aveva dimostrato quanto la Minardi fosse un team preparato sotto il punto di vista tecnico. A partire dal Gran Premio d'Ungheria viene utilizzata un'evoluzione della macchina, ovvero la M186. Ma questo purtroppo non fece cambiare il trend della stagione, con la vettura che aveva problemi nelle curve veloci dovuti allo scarso carico aerodinamico e alla torsione del telaio. Questo portò al fatto che non si riuscì quasi mai a vedere la bandiera a scacchi, con Nannini che, per esempio, al Gran Premio d'Austria esce di pista a causa del cedimento della sospensione posteriore sinistra, per fortuna senza conseguenze. L'unica soddisfazione si avrà in Messico, dove entrambe le Minardi riescono ad arrivare alla fine della gara, con un eccellente De Cesaris in ottava posizione e Nannini dietro in dodicesima. Nel 1987 il nuovo regolamento prevedeva la riproposizione dei motori aspirati e una valvola di sovralimentazione del turbo standard per tutti. Questo era stato fatto per favorire anche i team minori, ma Minardi ebbe lo stesso delle difficoltà dovute al ritiro della Pirelli. Nannini venne confermato mentre De Cesaris se ne andò per problemi di sponsor. Il suo posto venne preso da Adrian Campos, che portava in dotazione un grosso sponsor al team. La nuova M187 si presenta quindi alleggerita, con nuovi componenti in magnesio e un sistema di raffreddamento più affinato. Questo comportò la riduzione del peso in eccesso a 20 kg, sempre tanti, ma comunque la metà del modello precedente. Le sospensioni anteriori vennero così modificate per adattarle alle nuove coperture Goodyear. I risultati però in quell'annata furono purtroppo deludenti. Infatti il motore erogava poca potenza, circa 150 cavalli in meno ad esempio di quello Honda. Le risorse per lo sviluppo erano scarse e alcuni episodi non aiutarono di certo il team, con un pilota poco performante. Infatti, per esempio, al suo debutto in Formula 1 al Gran Premio del Brasile, Campos si fa squalificare per aver effettuato dei sorpassi durante il giro di ricognizione. Le vetture sembra che non ne vogliano proprio sapere di arrivare al traguardo, anche perché martoriate da grossi problemi di frizione, ma un'occasione ghiotta arriva al Gran Premio di Germania. Infatti qui Alessandro Nannini, dopo essere partito sedicesimo, sta compiendo una grande gara e dopo più di metà corsa è a ridosso della zona punti, in settima posizione. Mansell si ritira, Nannini passerebbe in sesta posizione, ma l'ennesimo guasto al motore porrà fine ancora una volta al sogno dei primi punti. Alla fine saranno solo 4 le gare completate, 3 da Nannini e solo una da Campos, ma mai nella top 10, né l'uno né l'altro. In pratica la cosa migliore di quell'annata fu questo. Lemon soda e dall'arancia Oransoda. Tutto un altro mondo. Da questa annata però arriva una bella notizia, infatti la FIA ha deciso di bandire per il 1989 i motori turbo, mentre nell'88 saranno ancora permessi ma con una pressione consentita inferiore. Questo doveva andare apparentemente a vantaggio dei piccoli team che non avevano budget illimitati da spendere per lo sviluppo del motore. È qui che Minardi decide quindi di separarsi da motori moderni e di passare al Ford Cosworth DFZ 8 cilindri aspirato, molto più conveniente. A causa dei risultati non eccelsi però gli sponsor erano pochi e si lasciò libero Alessandro Nannini di accasarsi alla Benetton.
Per accontentare lo sponsor di Campos, venne ingaggiato come secondo pilota il debuttante Luis Perez Sala, andando a comporre una coppia non proprio di campioni leggendari, ma che portava abbastanza risorse per iniziare un serio programma di sviluppo. La nuova M188 aveva un passo decisamente corto, con una sospensione a barre di torsione molto all'avanguardia, ma che mal si adattava ai fondi stradali regolari. Altre soluzioni furono i nuovi radiatori a ventaglio posizionati sulle pance, i serbatoi benzina ai lati dell'abitacolo e il cambio a 6 marce utilizzato dal Gran Premio di Francia. La nuova vettura è più competitiva delle precedenti, ma il tutto viene compensato dalle scarse prestazioni dei piloti. Infatti, per quanto Sala riesca a qualificarsi abbastanza bene e arrivare al traguardo in 3 occasioni, Campos è in netta difficoltà. Manca la qualificazione per 3 gare consecutive e più volte danneggia la vettura. Giancarlo Minardi non ne può proprio più di Campos e quindi coraggiosamente decide di andare contro lo sponsor spagnolo e di cacciarlo. Una cosa è certa, la Minardi ha estremo bisogno di fare risultati e quindi al posto di Campos Giancarlo volle fortemente il ritorno di Pierluigi Martini per mantenere la promessa che gli aveva fatto nel 1985 quando aveva dovuto lasciare il team per problemi di sponsor. Martini dovette risolvere alcuni problemi dati dal contratto che aveva con la First Racing di Lamberto Leoni, con cui correva in F3000, e con lo sponsor Camel, dato che Minardi era una squadra Marlboro, ma alla fine è ufficiale, Pierluigi Martini correrà nuovamente per la Minardi dal Gran Premio di Detroit. Al ritorno in Formula 1 fa segnare un ottimo 16° tempo in prova, ma è in gara che Martini dà veramente il meglio di sé. Sentiamo cosa si ricorda Pierluigi Martini di quella gara. Minardi mi richiamò a guidare a Detroit in quanto pensava fosse l'ultima gara perché non avevano più budget. E quindi mi disse: guarda, visto che nell'85 ci siamo dovuti separare, non per colpa tua, io avrei piacere di rifarti fare una gara con me. Quindi, dato che probabilmente è l'ultima, vieni a Detroit. E mi ricordo che fu una gara difficilissima, una gara durissima. Dopo 20 giri ero quinto. Quando guardai i giri che mancavano, mi venne, diciamo, la forza della disperazione, perché ne mancavano ancora 45. La macchina era veramente durissima da guidare, al punto che persi completamente tutta la pelle nelle mani, avevo le mani completamente spellate perché c'era la corsia del tram. Ricordo che quando la macchina anche in rettilineo la dovevi tenere dritta, dovevi usare una forza pazzesca e mi puntellavo i gomiti nelle gambe per tenerla ferma, ma questo risultato era troppo importante per una mia rivincita e per riportare la squadra in vita. Quindi tenni duro fino alla fine, non cambiammo le gomme purtroppo, perché le strategie allora non erano come adesso, erano, diciamo, più fatte in casa, non fatte al computer. E quindi, non cambiando le gomme, persi una posizione perché arrivai completamente sulle tele e gli ultimi giri la macchina era praticamente senza gomme. Comunque riuscimmo a portare a casa il primo punto mondiale. Per me poi di lì è nata, diciamo, la seconda carriera che mi ha portato a correre tanti anni in Formula 1. Il primo punto conquistato dalla squadra dopo 3 anni e mezzo è linfa vitale, ma non contribuì a risolvere tutti i problemi all'interno del team, uno dei quali era il deterioramento dei rapporti tra Minardi e il responsabile tecnico Giacomo Caliri, che fino a quel punto aveva firmato tutte le monoposto di Formula 1 messe in pista dalla Minardi. Una serie di mancate qualificazioni lo fece interrompere del tutto e al suo posto venne preso un giovane che farà giusto poca strada, ovvero Aldo Costa. Assieme a lui vennero assunti una serie di giovani tecnici, tra i quali Gabriele Tredozzi, che entra nella squadra come ingegnere di macchina, prima di Campos e poi di Martini. Le prestazioni del team migliorarono notevolmente, tanto che nella parte finale di stagione venne sfiorata nuovamente la zona punti in 2 occasioni, prima in Portogallo con Sala giunto 8° e poi in Australia con Martini 7° al traguardo. Il 10° posto finale nel campionato costruttori fu il segno che il team aveva finalmente
finalmente preso la giusta strada. Il 1989 è l'anno della verità. I motori turbo sono finalmente banditi e anche un piccolo team con la Minardi ha più chance di poter dire la sua. La nuova M189 è, per esempio, la prima monoposto di Formula 1 a montare gli ammortizzatori posteriori a bilanciere sopra il cambio, soluzione che poi verrà adottata da tutte le altre squadre. È inoltre la prima realizzata dal team con tecnologia CAD-CAM e riduceva il peso rispetto alla precedente di circa 15 kg. Era una vettura molto performante e il rientro in Formula 1 di Pirelli dette un'ulteriore spinta anche e soprattutto nell'assetto da qualifica. Inizialmente si pensò di montare il motore Subaru realizzato da Carlo Chiti, ma le prove effettuate in pista furono deludenti e quindi si pensò di rimanere con il Ford Cosworth. I piloti confermati sono Martini e Sala, ma per loro purtroppo le prime gare sono avare di soddisfazioni, anche perché le corrono con la M188, il modello dell'anno precedente, modificata e adattata in attesa che venga approntata la nuova M189, che fa il suo debutto al Gran Premio del Messico, migliorando sensibilmente le cose, ma era una monoposto che pativa ancora di alcuni problemi di gioventù, soprattutto per quello che riguardava i radiatori. Fatto sta che nelle prime 7 gare nessuno dei due piloti riesce a terminare un Gran Premio e la tensione nella squadra si fa palpabile. Si arriva così, in questa situazione, al Gran Premio di Silverstone. La gara inglese è il giro di boa del campionato e secondo il regolamento dell'epoca, a metà della stagione vengono ricalcolate le prestazioni delle scuderie per stabilire quali sono i team che dovranno disputare le prequalifiche del venerdì. Alla Minardi in quel momento servivano 2 punti per evitare di rientrarci e se pensiamo che nelle precedenti 71 gare ne aveva conquistato uno solo, si capisce quanto l'impresa sia disperata. Essere costretti a disputare le prequalifiche sarebbe un colpo durissimo. Quindi si tenta il tutto per tutto, vengono portati dei radiatori nuovi, completamente nuovi e mai testati prima sulla vettura. Al sabato Martini fa segnare l'11° tempo e Sala il 15°, è un buon inizio. Alla domenica pronti via e Martini parte bene issandosi all'8° posto. Dopo 4 giri però il sensore della temperatura dell'acqua va alle stelle, costringendo il pilota a rientrare ai box a far controllare i radiatori. I meccanici non trovarono nulla dentro le pance che potesse giustificare tale temperatura e Martini venne fatto rientrare in pista sperando che il problema fosse solo il sensore difettoso. Il pilota della Minardi però è sprofondato in 23esima posizione e deve ricostruire tutta la sua gara. Pierluigi fece una gara strepitosa, rimontando posizioni su posizioni e alla fine riuscì a tagliare il traguardo in 5ª posizione, precedendo pure il compagno di squadra Sala, 6°. Il miracolo era avvenuto e la gioia del team era incontenibile, forse più della vittoria di un titolo mondiale. Giancarlo Minardi! Allora, guarda, io ho sempre detto che all'ultimo momento qualcuno mi aiutava e qualcuno mi ha aiutato. Chi era? La Pirelli. No, 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 anche Giancarlo, Minardi, tutti. Stanno piangendo tutti. Incredibile l'emozione di questa gente. Ha girato tutta la mattina col 5º-6° tempo, quindi non poteva mancare il risultato. È veramente un successo incredibile. Ci giocavamo tutto, anche il futuro della squadra, perché pur avendo una macchina competitiva avevamo vissuto un po' di disavventure anche non solo tecniche. Morale della favola, pronti via, al primo giro Piero viene dentro con l'acqua alle stelle, io dico vai fuori, mi gioco il tutto per tutto, scopro il motore. Per fortuna probabilmente c'era stata una bolla d'aria e iniziò un rincorso spettacolare e giro dopo giro, anche aiutato da qualche ritiro importante, arrivò vicino alla zona punti fino a che gli ultimi giri si superò addirittura Sala e facemmo il 5º-6° posto, portando a casa quei punti che ci permettevano di saltare le prequalifiche, ma furono punti anche importanti per la fine del campionato che si traducevano loro in migliaia di dollari o addirittura in milioni di dollari. La stagione continuò con ottime prestazioni e la zona punti sfiorata in diverse occasioni
fino al Gran Premio del Portogallo. Qui Martini sfrutta appieno il potenziale delle gomme Pirelli in qualifica, piazzandosi in quinta posizione, posizione che mantiene in gara per diversi giri, fino a quando i piloti davanti a lui iniziano a fermarsi ai box a cambiare le gomme. Martini è secondo dietro a Mansell quando al giro 40 l'inglese rientra ai box perdendo molto tempo per un errore. La Minardi di Martini si ritrova in testa alla gara, una soddisfazione immensa per la squadra, ma la gioia dura per un solo giro quando sul rettilineo del traguardo successivo la Ferrari di Berger, che vincerà poi la gara, lo supera. Sarà l'unico giro in testa della storia della Minardi. La gara finisce comunque bene con due punti conquistati da Martini. Ecco, forse questo è il momento di maggior competitività del team di Faenza. A Jerez, per esempio, Gran Premio di Spagna, Martini fa segnare la pole provvisoria al venerdì, salvo poi essere battuto solo dal tempo di Senna. Un tempo fatto però quando c'erano in pista le bandiere rosse per l'incidente di Foytek. Il brasiliano se la cava con una multa e toglie una soddisfazione a Martini. La gara poi non finirà bene, con un testacoda mentre cercava di superare Warwick. Martini poi salta il Gran Premio del Giappone per un infortunio e il suo posto viene preso da Paolo Barilla, che però non riuscirà a terminare neanche un giro della sua prima gara in Formula 1 a causa di un problema alla trasmissione. Si arriva così all'ultimo Gran Premio stagionale sul circuito australiano di Adelaide, dove il rientrante Martini si scatena. Nelle qualifiche conquista infatti la terza piazza, grazie anche al poco grip della pista che favorisce le sue coperture Pirelli, tant'è che durante il warm-up fa segnare addirittura il miglior tempo. Si prospetta una grandissima gara, ma purtroppo prima del via si scatena un diluvio universale, come peraltro non succedeva mai ad Adelaide, e Martini è costretto a montare le rein della Pirelli, che non erano mai state provate, e in gara ha moltissimi problemi di tenuta di strada. Riesce comunque a strappare un punticino, ma quando si ferma ai box dopo la gara i meccanici notano subito un particolare: le sue gomme sono completamente intatte, come se non avessero corso, e capiscono così che avevano montato una mescola troppo dura. Tuffiamoci però ora nei ricordi di Pierluigi Martini, che rivive con noi quella gara. Purtroppo è venuta la pioggia e dopo, con la pioggia, a differenza della avevamo delle gomme che anche dopo due ore di gara avevano ancora i pirulini sul battistrada dal granché randure, e quindi arrivai primo dei Pirelli, arrivai sesto con degli aquaplaning pazzeschi e con pochissimo grip. Ricordo che l'altro delle Pirelli fu Stefano Modena, mi sembra che lo doppiai due volte. Modena era un pilota fortissimo. Per dirvi un attimo com'erano poco performanti quelle gomme nel bagnato, cosa che invece nell'asciutto andavano bene in quella gara. È stato sì la gara dove, mi piace anche ricordarlo, feci un giro di qualifica perfetto, cioè se uno era difficile accontentarmi quando alla fine delle prove pensavi e ti guardavi allo specchio, hai fatto tutto in maniera perfetta. Una sbavatura c'era sempre in un giro, soprattutto di qualifica. Invece quel giro lì fu un giro per me perfetto, perché feci tutte le curve oltre al limite riuscii a fare quel terzo tempo che mi diede una grande soddisfazione. La stagione si può in ogni caso definire più che positiva. 6 punti conquistati sono un ottimo bottino e permettono di avere speranze rosee per il 1990. Infatti la nuova M190 è una vettura migliore dal punto di vista della rigidità e della leggerezza rispetto alla precedente, con prese d'aria nuove, muso più stretto e un grosso problema che però rimane: il motore poco potente. Quindi Giancarlo Minardi intavola in gran segreto delle trattative per averne uno migliore. C'è intanto però l'inizio della nuova stagione da affrontare con il motore Ford, con Martini che viene affiancato da Paolo Barilla. Alla prima gara stagionale a Phoenix, Pierluigi sfrutta al meglio il potenziale delle sue gomme in qualifica, strappando un'incredibile prima fila col secondo tempo. Al sabato piove, la classifica rimase così immutata e c'era grande possibilità di far bene, ma subito poco dopo il via Martini si accorge che qualcosa non va. La vettura ha un sottosterzo pauroso, riuscirà a portare a termine la gara tra enormi difficoltà fuori dalla zona punti, in settima posizione. I meccanici controllano la macchina e si accorgono che c'è uno sbilancio di peso tra le quattro ruote di circa 150 kg, segno che aveva girato per tutta la gara con una delle ruote anteriori sollevata, ma non si riesce a capirne il motivo. Intanto Giancarlo Minardi ha concluso gli accordi per il nuovo motore. Per la stagione 1991 la Minardi avrà a disposizione niente meno che il V12 Ferrari.
è la prima volta che la squadra di Maranello fornisce i suoi motori a un'altra scuderia. Ha una storia lunghissima, che nasce proprio al rientro la notte della gara di Silverstone, quando aveva vinto Mansell con la Ferrari Silverstone, ma Bologna era in festa all'aeroporto per i punti e il risultato che aveva avuto da Minardi, sia per i fans Minardi, ma devo dire che anche dei fans della Ferrari erano lì per accoglierci, viaggiavamo con lo stesso charter, e quando io scesi dall'aereo e andai fuori dall'aeroporto mi incontrai con l'amministratore delegato di allora, il presidente della Ferrari, l'ingegner Fusaro, che mi disse che conoscevo per appartenenza alla Fiat negli anni precedenti, e mi disse: Minardi, vorrei incontrarla, dobbiamo fare quattro chiacchiere. E dall'89 arrivammo al 5 aprile del 90, giorno storico per l'epoca, sono tutte tappe importanti, quando facemmo il comunicato a Imola che per la prima volta la Ferrari forniva un team esterno col motore Ferrari. Questo comporta l'esigenza di impostare da subito il progetto della macchina per il 1991, quando ancora la M190 non aveva avuto praticamente nessuna evoluzione e anzi c'era la necessità di centrare buoni risultati per attirare nuovi sponsor. Si arriva così al Gran Premio di Imola. Era già pronta una macchina nuova, ma decidemmo di fare il primo giorno di prove con la macchina che aveva fatto Phoenix. Venne riaffatto l'assetto e alla fine della prova libera c'era ancora questo problema di spostamento di pesi sulle ruote. Si pensò di fare la qualifica del venerdì e poi già al sabato mattina dovevamo debuttare con l'altra macchina. Feci il primo set di gomme ed ero quarto, poi misi il secondo set di gomme, arrivai alla variante delle acque minerali che si faceva in prima o in seconda marcia, quindi a bassissima velocità, e all'uscita della curva la mia macchina ebbe un comportamento stranissimo, mi scartò a sinistra e andai a sbattere, ma ad una velocità bassissima contro le barriere, e appena toccai le barriere la macchina si spezzò in due. Io mi ruppi una gamba e quindi non potetti poi gareggiare a Imola al Gran Premio. Venne riscontrato che c'era una cricca molto all'altezza della sentina anteriore, che praticamente quella era stata la causa che poi portava ad avere una variazione d'assetto anche alla gara precedente, quella di Phoenix. La stagione non si rivela buona come la precedente e tra incidenti e cedimenti del motore la squadra coglie come miglior risultato nelle gare successive un misero 8° posto al Gran Premio del Giappone con Martini. Barilla, dal canto suo, ebbe problemi per tutto l'anno dovuti al fatto che per la sua conformazione fisica entrava male nello stretto abitacolo della Minardi e quindi per le ultime due gare il suo posto venne preso dal collaudatore della Rossa Morbidelli. Il 1991 è per forza di cose l'anno della verità, con la Minardi che per la prima volta può disporre di motori all'altezza degli altri. Ci sono però da trovare sponsor, perché i motori di Maranello costano tanto e già nel 1990 Giancarlo Minardi aveva chiuso un accordo con la Pioneer per 48 miliardi di lire, 3 anni di contratto, un gran bel colpo, già che lo sponsor si vide nelle ultime due gare del 1990, ma improvvisamente l'accordo saltò e Pioneer apparve sulle pance della Ferrari per il 1991. Ci fu anche il divorzio dalla Pirelli, perché la casa italiana voleva far pagare la sua fornitura quando in realtà dava gratuitamente le proprie gomme ad altri team come Tyrrell e Benetton. La nuova macchina quindi nasce con nuove gomme Goodyear e un nuovo motore Ferrari, e la M191 progettata da Aldo Costa è una macchina piuttosto ridotta, piccola, perché i piloti Martini e Morbidelli erano minuti e quindi ci stavano comunque dentro. Progettata la M191 in simbiosi con il nuovo motore Ferrari. Alla prima gara si capì subito che il nuovo motore avrebbe sensibilmente migliorato le prestazioni, ma c'era ancora da lavorare sull'assetto perché le velocità di punta erano comunque basse. In gara Martini era saldamente in sesta posizione quando a pochi giri dalla fine cedette la coppia conica. Sarà un problema, quello del cambio, che la macchina avrà per tutta la stagione. Infatti Ferrari non aveva fornito assieme al motore anche il suo cambio semiautomatico e questo creò grossi problemi, nonostante la vettura fosse equipaggiata con un cambio tradizionale Minardi longitudinale invece del trasversale. In gara puntualmente la frizione si guastava e i due piloti erano costretti a cambiare le marce senza utilizzarla. Al Gran Premio del Brasile
Brasile, per esempio, mentre è in nona posizione, Martini si deve ritirare a causa di un testacoda, dovuto però al fatto che una marcia non gli era entrata, mentre Morbidelli concluse ottavo. Al Gran Premio di Imola, sotto l'acqua, Pierluigi compie una gara sensazionale, nonostante come al solito dopo 20 giri si ritrovò senza frizione, con l'incubo del cedimento del cambio che incombeva e senza possibilità di fermarsi ai box per il cambio gomme, e portò al termine la gara al quarto posto, il miglior piazzamento di sempre della scuderia. Ma sentiamolo direttamente dalla viva voce di Pierluigi. Il 91, se non avessimo avuto i problemi di frizione, sarebbe stato l'anno top, perché col motore Ferrari, quando non ho avuto problemi ed è stata una gara sola, siamo arrivati quarti e abbiamo sfiorato il podio. E quindi dovevi fare tutta la gara senza frizione e spesso e volentieri si rompeva qualcosa o al cambio, la trasmissione. Al Gran Premio del Canada Martini dovette partire dal fondo perché sulla sua vettura si era guastata la pompa dei freni, ma in gara riesce a rimontare fino al settimo posto, quando Mansell parcheggia la sua macchina a pochi metri dal traguardo. C'era così la possibilità di chiudere sesto e quindi a punti, ma essendo stato doppiato da poco dal vincitore Piquet, non riuscirà ad effettuare l'ultimo giro e a sorpassare così la vettura dell'inglese, che chiuderà quindi sesto nonostante il ritiro. Dopo un altro settimo posto di Morbidelli in Messico, si arriva a Silverstone, dove la Minardi festeggia i primi 100 Gran Premi in Formula 1. Il taglio della torta che avviene nel paddock ha tutta l'aria di essere una celebrazione alle capacità tecniche e umane della scuderia di Giancarlo Minardi, alla sua tenacia e alla sua perseveranza nei momenti difficili, ma adesso le cose sembrano andare bene. Prima della fine della stagione arriva un altro brillante quarto posto di Pierluigi Martini al Gran Premio del Portogallo, dove in una delle poche gare senza problemi alla frizione riesce a tenere il passo della Ferrari di Alesi davanti a lui e a fine gara gli arriva solo una decina di secondi dietro. Al Gran Premio del Giappone poi ci sarebbe un'altra grande possibilità, con Martini costantemente quinto davanti alla Benetton di Schumacher, ma la sua vettura cedette a pochi giri dalla fine. Nell'ultima gara ad Adelaide Morbidelli venne richiamato alla Ferrari per sostituire il licenziato Prost, lasciando quindi libero il suo sedile. Per questo Gran Premio quindi la Minardi fa correre Roberto Moreno, che concluderà la sua unica gara in Minardi al 16° posto. Il 7° posto finale in classifica costruttori è un risultato straordinario, meritato, che però purtroppo non verrà mai più eguagliato nella storia del team. Prima di andare avanti, adesso è il momento di lasciare la parola proprio a Morbidelli in un video che ci ha mandato, in cui ci racconta questi due anni passati in Minardi. Ma diciamo così, il vero consolidamento, il vero rapporto poi con la Minardi per me nasce nel finire del 1990, quando sostituì Paolo Barilla per gli ultimi due Gran Premi stagionali, Suzuka e Adelaide. E poi il 1991 Minardi sigla un contratto per la fornitura dei motori 12 cilindri Ferrari. Io ero collaudatore in Ferrari in quel periodo e rientrai un po' nell'accordo. Per me fu la mia prima stagione intera in Formula 1 a fianco di un pilota ostico come Pierluigi Martini, pilota di grande esperienza, molto veloce e che aveva consolidato il suo rapporto all'interno della squadra Minardi ormai da tantissimo tempo. Per me fu un anno di apprendistato, io ebbi modo appunto di lavorare a fianco di Pierluigi e di cogliere tanto, mi insegnò tanto in quella stagione e fu un anno di grande crescita per me, anche se purtroppo fumo bersagliati da tante rotture meccaniche. La macchina era piuttosto inaffidabile e fragile, per quanto veloce e competitiva in molte circostanze non raccogliamo i risultati che tutti noi ci aspettavamo. E poi l'anno successivo, 1992, ancora in Minardi per un'intera stagione, questa volta però con la motorizzazione Lamborghini e a fianco di Christian Fittipaldi. Un'altra stagione bersagliata da tanti ritiri, fatta di alti e bassi, dove purtroppo non arrivarono anche in questa circostanza i risultati che tutti noi speravamo. Con Giancarlo c'è stato sempre un rapporto eccezionale, ma d'altronde io credo che tutti i piloti possono dire la stessa cosa, perché Giancarlo è sempre stato un uomo di grande generosità, con un cuore immenso, molto professionale, ma un uomo genuino, un uomo che ha dato tantissimo al mondo della Formula 1 e al mondo del motorsport. Forse, anzi sicuramente, avrebbe meritato tanto di più da una Formula 1 che in parecchie circostanze è stata ingenerosa e un po' avara di risultati nei suoi confronti, però Giancarlo, ecco, è un uomo
di cui nutro una grande stima, è rimasto una persona genuina sempre, in qualsiasi circostanza. Ancora adesso ci vediamo ed è sempre un piacere rincontrarlo, e ancora tiriamo fuori aneddoti che fanno parte un po' di quei 2 anni e mezzo vissuti insieme, 2 anni e mezzo di ricordi, di emozioni, ed è sicuramente è stata una fase della mia carriera che ricordo con grande piacere. Nel 1992 sorgono già i primi problemi. Nonostante la stagione precedente ricca di soddisfazioni, Minardi aveva dovuto comunque firmare 3 miliardi di lire di cambiali per riuscire a terminare il campionato, e quindi per l'anno successivo c'è un problema di liquidità. Viene interrotto il rapporto con Ferrari, sia per questioni economiche sia perché effettivamente i rapporti si stavano logorando, e si decide di passare al propulsore Lamborghini. Bisogna anche sostituire Pierluigi Martini, che è passato alla Scuderia Italia, e quindi viene ingaggiato Christian Fittipaldi, figlio di Wilson, nipote di Emerson e campione uscente di F3000, ma soprattutto con una valigia di $1,5 milioni di sponsor. La nuova macchina, la M192, presenta però molti problemi, tra cui un disegno della sospensione anteriore che comprometteva la guidabilità e una vistosa ala anteriore stile Jordan che però, a seguito di poche prove in galleria del vento, risultò molto complessa da mettere a punto. L'ala caricava molto ad altissime velocità e quindi costringeva a scelte penalizzanti di assetto per evitare il sovrasterzo nelle curve veloci. Con questi difetti congeniti della vettura, con il motore Lamborghini che si rivelò poco performante e con i debiti dell'annata precedente, la stagione 1992 sarà molto molto travagliata. Nella prima metà di stagione ci furono una lunga serie di ritiri, anche se comunque si sfiorò per 2 volte la zona punti, in Brasile con Morbidelli e a Monaco con Fittipaldi, ma le speranze della stagione si affossarono con un grave incidente che coinvolse il pilota brasiliano al Gran Premio di Francia. Fittipaldi ne uscì con una brutta frattura a una vertebra cervicale e fu costretto a fermarsi per 2 mesi, e questo ovviamente ricadde sullo sviluppo della vettura, con le macchine faentine che mancarono diverse volte alla qualificazione e con Alex Zanardi, chiamato all'ultimo per sostituire Fittipaldi e non pronto fisicamente, in costante difficoltà. La svolta arrivò col rientro in pista di Fittipaldi a fine estate e anche con l'intervento di Gustav Brunner, nuovo tecnico arrivato in Minardi dalla March, che risolse il problema alle sospensioni anteriori e fece sostituire l'ala anteriore con quella dell'anno precedente. I risultati furono immediati, con Morbidelli che si qualificò al 12° posto a Monza e con Fittipaldi che, dopo un paio di Gran Premi in difficoltà con i dolori dei postumi dell'incidente, che colse il primo e unico punto stagionale al Gran Premio del Giappone. Bene, direi che per questa seconda puntata siamo andati un po' lunghi, ma ci piace così, ci piace farvi entrare a pieno nella storia di questo storico team italiano, e quindi l'appuntamento è sempre qui fra una settimana per la terza parte.